capito? Dall'andata che sta di paraccia. Ma perché si mette qua? Ma vada a fanculo da. Ma faccia teva! L'uomo a terra è un genitore che in una partita di calcio giovanile tra ragazzi di 15 anni voleva evitare che un calciatore prendesse a pugni un genitore di un ragazzo avversario. Sei più veloce, via! Ma che vedi quello che te pare? Incredibile! È il vantaggio della nuova Tor Tre Teste! Buttiamo in testa, ragazzi! Tanto sotto il succhi, che te frega! Ma la maglietta sta pure in panchina! Sto deficiente! Tanto che te frega! Tanto sotto il succhi! Forse siamo più accaniti noi che loro. Tante volte esageriamo, siamo noi proprio la rovina dei figli, perché sei proprio il genitore, che noi tante volte pretendiamo tanto da loro che magari ecco pure per un futuro. No? Non c'è uno che ha voglia di imparare giusto per... No, anche quando i bambini piccoli di 6 anni già stanno dentro società. Com'è per i ragazzi, secondo te? Ma parto dal presupposto che io vieterei le partite ai genitori, soprattutto a quelli più piccoli. A deficiente! Oh! Andato a testa di cazzo! La finale si sa il giorno? No, martedì il 27. Ed è tutt'altro che un episodio sporadico e anzi il termometro della salute del calcio giovanile, dove settimanalmente tensioni e aggressività dalle tribune tracimano sul divertimento nel rettangolo di gioco. Gli ambienti non sono belli. Cioè. Che vuol dire l'ambiente non è bello? L'ambiente non è bello perché il ragazzo sin da quando è piccolo cresce in una mentalità che bisogna vincere la vittoria a tutti i costi. Daniele, levate da mezzo te, Daniele! Io sono un istruttore di tecnica ed uno skill coach. Skill coach, ok, spiegaci meglio. Lo skill coach praticamente è l'insegnamento di tutte, chiamiamole, finte. Quando hai comunque tuo figlio in campo sei colto anche a livello emozionale. È stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per placare gli animi che si erano molto 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 scaldati proprio tra genitori, pubblico presente sugli spalti. Mani addosso, sì, se tu ci sono dei siti per queste categorie, fuori area, Gazzetta Regionale, anche dove anche lì puoi raccogliere delle notizie su atti violenti in campo e fuori dal campo. Attento a quello! Oh, ma è fallo, arbitro! Ascicato, vieni qua, ti aspetto fuori! Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, ma che scemo vedi però, e mi vergogno. Sì, quando abbiamo giocato lì non c'era butta fuori dal cancello, stava mentre i genitori andossi a mare con lo sbranco. C'è un negrone così ha sputato al portiere, io non lo conoscevo. A un certo punto durante l'azione di gioco il portiere si è lavato i guanti ed è corso su al cancello, stava scavalcando. Non gli stanno facendo il campo a loro. E questa se si mettono in testa finisce 7-8-0. Bravo, perché poi sapeva fare il centrale, sapeva fare il terzino, sapeva fare il centrocampista. Il figlio del dottore può andare avanti, il figlio del falegname no. Lo più agganci c'ha nel mondo del pallone, più c'hai possibilità di andare a fare provini. Terzo ultimi non ci siamo salvati perché retrocedono, diciamo, le 5 squadre. Sto deficiente! Per noi, diciamo, abbiamo perso, diciamo, così è andata male. Noi genitori, diciamo, ecco, seguiamo il mondo del calcio perché, diciamo, ecco, portiamo i figli e ci un po' animiamo. Diciamo che è l'ultimo gradino che va dalla gioventù che si mette nel mondo, diciamo, calcistico poi per l'avvenire, diciamo, ecco. Vengono visionati dall'esterno, da altre società, insomma, che potrebbero poi, diciamo, ecco, fare una certa carriera, insomma, ecco. Ci spero per lui, insomma, ecco. Oh,
questo è Tornado H. Poi dice un altro, quello che dicei tu è J Street. Il Chop, però poi fai la rabona. Tu qual è il tuo preferito? Il Chop e poi la rabona. È una skill. È uno skill. Che usa Cristiano Ronaldo. Oggi voi non siete passati, questo va detto, giusto? Sì. Non siete passati, però siete arrivati in quarti di finale, siete il tour di quinto. Sì. Quanti di tuoi compagni, quanti ce la fanno poi a arrivare? Tu ne hai visti qualcuno? Poi. È molto difficile, proprio difficile. Devi essere bravo e starci con la testa. Ovvio che è il sogno di tutti arrivare ai livelli, ma io mi accontenterei anche di arrivare in Serie C. Statistica alla mano, ne arriva uno ogni 70.000. Cose difficilissime, quindi. Sì. E la fabbrica dei sogni. La fabbrica dei sogni. Noi crediamo sempre di avere in casa i Totti, Maradona e compagnia cantando. Bisognerebbe essere leggermente più realistici e lasciarli un attimino in pace. Ancora una volta a bordo.